Ai confini della realtà, torna dopo l'intervallo. Laura, non dovresti essere a casa a cucinare la torta di compleanno. Non dirmi che la compri già fatta, getteresti via il tuo talento. Non voglio che Horace mi veda. Devo dirti una cosa. Non so come sia arrivato qui stamattina. L'ho implorato di restare a casa. Leonard, convincilo ad andare dal dottore. Di cosa stai parlando? Gli sta succedendo qualcosa. È la storia dei ragazzini, è come se... come se lo divorasse. Laura, ascolta, ha questa fissazione da quando lo conosco, ma l'ho sempre riportato con i piedi per terra. Non adesso. Sai che è tornato nella sua vecchia strada? Sì, aveva iniziato a parlarmene. Dice che vede i ragazzini con cui è cresciuto e che hanno ancora la stessa età. Non so cosa dirgli. Ha urgente bisogno di aiuto. Non sarò la moglie migliore del mondo, ma ci provo. Mi impegno a fondo. Cerco di... far sentire sua madre a casa sua. Io amo Horace, ma questa volta non so più cosa dirgli. Lo amo. Vuoi che parli con lui? Oh, Leonard, deve vederlo un dottore. Ho molta paura. Ho molta paura per il suo lavoro e per lui. Ho così tanta paura. Lo farò. Gli parlerò, sta tranquilla. Però... Laura, sono già le 4 passate. E la festa a sorpresa è per stasera. Penso sia meglio aspettare domani. E che io non voglio turbarlo poco prima della sua festa, capisci? Oh, è già così turbato. Leonard, aiutami a farlo andare dal dottore. Gli parlerò, credimi. A stasera alle 8. Ho quasi finito il progetto per il canguro giocattolo. Lo chiameranno Mr. Hop-Hop. E ora mi sono preso una pausa. Chissà chi ha inventato il nome Mr. Hop-Hop. Sono stato io. Davvero? Quando? La settimana scorsa. Bel nome, facile da ricordare. Leonard, hai mai sentito questo? Se cammini sulla fessura, a tua mamma porterai sventura. C'è anche un altro pezzo dopo. Però... è tutto il giorno che cerco di ricordarlo, ma non ci riesco. Non l'ho mai sentita. Sai, ieri avevi cominciato a parlarmi di una cosa successa nella tua vecchia strada e non hai finito la storia. Cammina sulla fessura. Cos'è successo l'altra sera? Non voglio dirtelo. Mi guarderesti strano e diresti che sono pazzo, lo so già. Ma di cosa stai parlando? Non voglio dirtelo. Ciao, Leonard. Vorrei parlare un attimo da solo con Horace, ti spiace? Signor Judson, stavo giusto per chiederle di venire a vedere con me Mr. Hop-Hop. Tra un minuto verrò nel tuo ufficio. Ma il progetto è quasi finito. Tra un minuto, Leonard.